Allora, buongiorno a tutti. Io sono Caterina Cucci, sono HR Manager in AIES. Prima di iniziare con la presentazione vorrei ringraziare a nome mio e di AIES per averci dato questa opportunità. Infatti, ciò ci permette di far conoscere la nostra realtà, anche a distanza, visto il periodo che abbiamo affrontato negli ultimi 2 anni. Oltretutto abbiamo partecipato a diversi Career Day online e questo ci ha permesso di conoscere diversi, molti brillanti studenti e laureati di diversi atenei. E molti di loro infatti sono entrati a far parte di AIES e ad oggi sono coinvolti in progetti importanti ed innovativi. Vi racconto di AIES. AIES è una società di consulenza ingegneristica, tecnologica e manageriale concentrata sul mondo industriale e sullo sviluppo del prodotto. Negli ultimi anni siamo cresciuti molto sia a livello nazionale che internazionale. Abbiamo sede principale a Milano e oltre alle sedi già presenti in Spagna, AIES Spagna Madrid e AIES GmbH a Zurigo, ci siamo attivati anche in Belgio, in Germania e in Francia. Oltretutto abbiamo anche avuto diversi riconoscimenti. Forbes ci ha inserito tra le 10 aziende italiane più innovative ed in forte crescita, nonché il Financial Times come 128esima società leader della crescita 2021 su 1000 società in crescita a livello europeo. Traguardo che ci ha reso particolarmente orgogliosi, ma sicuramente ci tengo a precisare, traguardo raggiunto grazie ai nostri ingegneri, ai nostri consulenti che ogni giorno si impegnano e lavorano con noi, collaborano con noi con grande entusiasmo e con voglia di mettersi in gioco. Per farvi conoscere meglio la nostra realtà, vi mostrerò un breve video che spero si veda perché ho avuto prima un po' di problemi, che è incentrato sulle attività che svolgiamo e i settori del mondo industriale che tocchiamo e soprattutto i valori che ci contraddistinguono. Provo un attimo a condividere lo schermo. Ok, dovrebbe andare. AIES è una società internazionale di ingegneria e consulenza tecnologica focalizzata nel settore industriale. I settori in cui operiamo sono settori con tecnologia avanzata, come il settore aeronautico e spaziale, il settore ferroviario, il settore automotive, il mondo dell'energia e della marina e il settore life science. AIES sa che sono le passioni a muovere le persone. Abbiamo 4 punti di forza: la prossimità, sia a livello di atteggiamento, sia come presenza sul territorio, la reattività e la flessibilità, dovuta alla nostra struttura snella, e infine l'esperienza. I direttori di AIES hanno un'esperienza pluriennale nel mondo della consulenza ingegneristica e industriale. I nostri manager, inoltre, sono stati consulenti in passato. Sappiamo quindi supportare al meglio i nostri clienti e i team di lavoro in ogni tipo di situazione. Noi di AIES nasciamo come consulenti e quindi ci piace ascoltare e capire a fondo le esigenze dei nostri clienti.
e poi la nostra priorità è portare loro valore aggiunto. In fondo è questo che facciamo nella nostra quotidianità, sia in Italia che all'estero. Bene, qui potete visionare alcune delle posizioni in questo momento delle opportunità in Aries, ma chiaramente sono soltanto alcune, giusto per darvi un'idea delle lauree che tocchiamo, ma vi assicuro che ce ne sono di diverse. Laureati in ingegneria meccanica, gestionale, softwareisti, hardwareisti, profili scientifici, ingegneri biomedicali e così via. Io ci tengo a precisare che in Aries l'ingegnere fa per davvero l'ingegnere, soprattutto immagino che molti di voi si sono seduti tra i banchi dell'università con il sogno un giorno di progettare motori elettrici piuttosto che un dispositivo biomedicale, occuparsi di analisi dati o diventare un project manager in Aries sicuramente è possibile. Vi cito qualche i settori del mondo industriale che tocchiamo, che riguardano i settori dei trasporti, quindi parliamo di settori come l'automotive, il ferroviario, l'aerospazio, il mondo dell'energy, oil and gas, il mondo della life science, quindi farmaceutico, biomedicale e telecomunicazioni, quindi mondo industriale a 360 gradi, con possibilità di spaziare tra questi settori e quindi di avere una crescita trasversale, spaziando appunto tra settori ed attività, o semplicemente focalizzarsi in un settore, in un determinato settore, e crescere verticalmente, iniziare con un'attività tecnica per poi magari nel tempo, dopo aver acquisito più competenze, affacciarsi al mondo gestionale. Quindi crescita trasversale o crescita verticale, diamo appunto questa opportunità. Per questo siamo alla ricerca di ragazzi, di giovani che sono pronti a mettersi in gioco ed entrare a far parte di una realtà dinamica come Aries. Crediamo oltretutto moltissimo nella formazione, per questo i nostri ingegneri sono coinvolti fin da subito in progetti importanti, ricchi di sfide e di gratificazioni. Chiaramente io, come ha anticipato la mia collega nel video, se avete ascoltato, noi cerchiamo veramente la motivazione della persona, perché abbiamo sempre pensato che la tecnica, le competenze tecniche possono essere acquisite in un secondo momento, possono essere acquisite sul campo, a differenza proprio della motivazione e della passione che difficilmente si può insegnare. Io sono qui chiaramente per ascoltarvi, per leggere le vostre domande, se ne avete. Vi invito nel frattempo a mandare i CV, ne stiamo ricevendo tantissimi, per chi non l'ha ancora fatto invito a farlo. Saranno visionati nei prossimi giorni da me e dalle mie colleghe e sicuramente ricontattati per approfondire la conoscenza reciproca. Io vi ringrazio per l'attenzione, resto, come detto prima, qui disponibile se avete domande. Grazie mille. Allora, rispondo perché vedo qui delle domande.
Allora, mi chiedono se in ambito agrario c'è qualche opportunità di lavoro. Io invito comunque sempre a inviare il CV anche per visionare il percorso degli studi, valutare appunto prima il profilo e approfondire poi anche questo aspetto. Comunque, i progetti sono veramente di diversi. Tocchiamo il mondo industriale a 360 gradi. Per approfondire questo ambito in particolare che viene chiesto, consiglio comunque di inviare il CV. Poi mi chiedono in quali fasi consiste il nostro processo di selezione. Dunque, noi partiamo sempre da un primo step che è volto proprio alla conoscenza reciproca. Questo cosa vuol dire? Che ci teniamo soprattutto a capire l'ambizione della persona, oltre chiaramente al percorso universitario, capire anche cosa le piacerebbe fare, quali sono le prospettive di crescita, per capire poi l'attività più in linea appunto all'ambizione della persona. Quindi noi operiamo nel mondo industriale con leader del mondo industriale, quindi parliamo di multinazionali rispetto alle esigenze del cliente sicuramente, ma anche capire se effettivamente quel tipo di attività può essere pienamente in linea con quella persona. Dopo aver fatto un primo step, aver approfondito la conoscenza reciproca, qualora il profilo si allinea con i nostri progetti, la persona viene ricontattata per un colloquio più approfondito, per un colloquio tecnico. Questo per lo più viene fatto presso il cliente in questione, quindi direttamente sul campo. Se quello step, soprattutto ci tengo a precisare, in quel momento, in questo secondo step, sicuramente noi valuteremo le abilità più tecniche della persona, ma anche la persona ha modo di capire se effettivamente quel tipo di attività e di ambito è pienamente in linea con ciò che gli piacerebbe fare. Se questo step va a buon fine, poi si fa la proposta economica contrattuale e si entra a far parte di AIES a tutti gli effetti. Allora, leggo un'altra domanda. Non so, leggo un'altra domanda. Se in merito all'ambito biomedicale, noi operando nel mondo della life science, quindi toccando diversi progetti, diverse attività di quel mondo, tocchiamo sia la parte strumentale che la parte di bionanotecnologia. Quindi invito comunque, se interessato ad approfondire la conoscenza, di inviare il CV perché tocchiamo anche questa parte assolutamente. Allora, leggo una domanda rispondo a Giuseppe Di Salvo, in merito a opportunità per quanto riguarda l'ambito delle risorse umane. Chiaramente io mi occupo di risorse umane in questo momento in AIES, quindi potrebbero esserci delle opportunità anche in questo ambito. Se siete interessati comunque a valutare attività nel mondo della selezione del personale o in ambito amministrativo, in realtà come AIES, invito comunque sempre ad inviare il CV. Un'altra domanda a cui rispondo, le sedi disponibili. Allora, la sede principale da cui sto
diciamo, sono io in questo momento a Milano. Abbiamo da poco aperto anche una sede su Bologna e su Torino, ma comunque noi operiamo a livello nazionale in tutta Italia e le sedi che abbiamo aperto in questo periodo su Bologna e Torino, come ho anticipato prima, lo facciamo soprattutto per avere un contatto più diretto e stare più vicini ai nostri team di lavoro, quindi ragazzi che lavorano in quell'area geografica. Oltre chiaramente ad operare in Europa e negli Stati Uniti. In Europa abbiamo sedi in Francia, in Belgio, in Svizzera, in Germania, in Spagna e negli Stati Uniti abbiamo sedi a Dallas e a New York. Quindi parliamo di una realtà internazionale nel mondo dell'ingegneria. Per inviare il CV potete farlo anche su yes@ais.it. Leggo una domanda rispetto a dove inviare il CV, quindi ripeto yes@ais.it. Allora, per quanto riguarda la domanda sulle opportunità lavorative di stampo economico-finanziario, dipende poi chiaramente che cosa l'interesse della persona. Noi qui, da dove chiamo io, dalla sede principale è suddivisa in due dipartimenti, il Dipartimento delle Risorse Umane e il Dipartimento dei Business Manager. Quindi, qualora ci fosse la volontà di lavorare nelle risorse umane, occupandosi magari del lato più amministrativo, assolutamente sì. O chi per le magari si vuole occupare di selezione del personale, chiaramente sì, si può fare. Chi invece è orientato più, magari ed è interessato più all'ambito commerciale, quindi quello che fanno i miei colleghi, anche assolutamente si può valutare. Leggo un'altra domanda. I colloqui tecnici, quali sono i punti di interesse? O meglio, riguardo il tipo di percorso del candidato, sì, assolutamente, anche perché di solito si arriva poi al colloquio tecnico già chiaramente avendo fatto una preparazione prima. È chiaro che il colloquio tecnico è basato sulle competenze che il candidato ha in questione e già dal primo step comunque si percepisce, oltre le capacità della persona, anche capire quello che vuole fare, poi di conseguenza si va a fare il colloquio tecnico rispetto al percorso del candidato, assolutamente sì. L'email sì, Vanessa Correnti mi scrive se l'email è corretta, sì, yes@ais.it. Un'altra domanda che vedo: come ingegnere meccanico che tipo di consulenza si fa, quali aspetti si toccano? Allora, in ambito meccanico a 360 gradi, sia per quanto riguarda la progettazione, se si vuole diciamo rimanere su un ambito tecnico, quindi sulla progettazione calda, progettazione fredda, piuttosto che analisi TEM, calcolo CFT, ce ne sono diverse, e sia anche per chi vuole iniziare con un'attività tecnica, ambito meccanico, poi di conseguenza spostarsi in ambito più di gestione nel tempo, chiaramente c'è la possibilità di poterlo fare. I settori in cui gli ingegneri meccanici che in questo momento sono in AIS lavorano soprattutto nel settore ferroviario, nel settore automotive, nel settore aerospazio e anche nel settore energy volendo. Però l'ingegneria meccanica è veramente, ci sono progetti di qualsiasi tipo. No, in questo momento su Catania non ci sono posizioni, non sono posizioni in remoto in ambito amministrativo o HR. Noi lavoriamo in sede, soprattutto ambito risorse umane, siamo in sede. Vediamo se ho dimenticato qualche domanda, vi guardo un attimo.
Allora, leggo, a Palermo ci sono opportunità che aprirete una sede AIES, perché no, assolutamente, stiamo crescendo molto, nell'ultimo periodo abbiamo aperto diverse sedi perché non è detto che non apriremo anche una sede nel sud Italia, anzi me lo auguro, anche perché io sono del sud, quindi sarebbe anche positivo per me. Cerchiamo profili di biotecnologie mediche, sì, cerchiamo anche questo tipo di profili, anche perché in ambito biomedico, farmaceutico, biomedicale, ci sono tante opportunità, quindi abbiamo diversi clienti che seguiamo diversi clienti in questo ambito. Quindi assolutamente sì. Quindi c'è la possibilità di una crescita nell'azienda a livello professionale, è quello su cui noi puntiamo. Prima parlavo appunto di formazione iniziale, chiaramente, perché ci teniamo tanto a formare la persona all'interno di AIES e per poi farla crescere. Quindi c'è assolutamente la possibilità di crescita a livello professionale e come ho anticipato prima, non so se si è collegato dopo lei, diamo possibilità proprio di avere una crescita sia trasversale che una crescita verticale, quindi trasversale nel senso che iniziare in un determinato settore come un punto di partenza per poi magari spaziare e sperimentarsi in altro, anche perché immagino che quando ci si laurea, ci siamo passati un po' tutti, siamo un'infarinatura un po' di tutto, si possono avere le idee chiare, dei punti di partenza, ma è importante, no? Capire anche cosa si è portati a fare, è importante capire quali sono le ambizioni, quali potrebbero essere e iniziare da un'attività per poi nel tempo capire e voler sperimentarsi in altro. Campo, magari vi faccio un esempio, iniziare nel settore, a lavorare nel settore automotive per un progetto nel settore automotive e poi successivamente per un secondo progetto decidere di fare lo stesso tipo di attività sperimentandosi nel settore ferroviario piuttosto che nel settore energy, piuttosto che nel settore biomedicale. Assolutamente sì. Oppure magari si inizia nel settore automotive, ci si rende conto che è il settore di preferenza e quindi decidere di crescere verticalmente, non esclusivo in quel settore lì. Quindi la possibilità di crescita c'è assolutamente sì. Sì, ci sono posizioni per ingegneri edili. E per ingegneri che si sono occupati di ricerca e sviluppo in ambito industriale, assolutamente sì, anche perché un ambito che tocchiamo è la ricerca e sviluppo, assolutamente, e in ambito industriale ancora di più, quindi le opportunità sono soprattutto in ambito industriale. Mi viene chiesto se c'è una possibilità di fare stage all'interno di AIES. Certo, poi chiaramente che tipo di stage si riferisce? Rispondo a Maria Domenica Noto. Che background ha lei per capire le possibilità? Comunque noi offriamo opportunità di stage, non a scopo curriculare però, non a scopo di scrittura tesi, questo lo specifico, ma uno stage diciamo retribuito a tutti gli effetti, quindi lavoro. E non ci sono limiti di età, per lo stage come si sa non c'è. La modalità del remoto, il remoto, nel senso che ci sono delle attività che possono essere svolte in remoto, ma da quando diciamo siamo ritornati un po' a lavorare in sede, preferiamo comunque la presenza. Mi chiedono se ricerchiamo profili in ambito agrario,
o agroalimentari. Non è un settore che tocchiamo particolarmente, però ci potrebbero essere comunque progetti anche in questo ambito. Chiaramente invito, preferiamo sempre dare un'occhiata anche al CT, quindi prima dicevo, avevo già risposto in parte a questa domanda, invito comunque a inviare il CV perché piacerebbe comunque visionarlo e capire poi successivamente, magari in un colloquio vero e proprio, capire anche gli interessi in particolare. Giurisprudenza, laurea in giurisprudenza, abbiamo nella nostra sede persone laureate in giurisprudenza che si occupano dell'ambito principalmente nelle risorse umane, non chiaramente in ambito ingegneristico. Quindi io ho diversi colleghi laureati in giurisprudenza, però che lavorano internamente in AIES nelle risorse umane. Nella candidatura spontanea è preferibile presentarsi allegando il CV. Quello è a vostra discrezione, noi comunque il CV lo riceviamo, di solito lo visioniamo e ci basiamo sul contenuto del CV, ma sicuramente una breve presentazione va sempre bene. Spinge anche di più magari a leggere a visionare il CV. Offriamo nella fase di formazione la possibilità di fare master di primo e secondo livello, formazione sul campo. Master no, ma formazione sul campo assolutamente sì. Noi crediamo moltissimo nella formazione dei nostri ingegneri, dei nostri consulenti. Corsi assolutamente sì, diversi corsi interni, proprio master no. Rispondo a Maria Domenica Noto, area economica manageriale. Se è interessata comunque ad approfondire la conoscenza, mi farebbe piacere ricontattarla, magari se desidera può comunque inviare il suo CV, facendo anche una breve presentazione, così posso anche ricordarmi del suo messaggio. Magari quando inviate il CV potete specificare che siamo entrati in contatto al Career Day. Rispondo a Rosario Modica, che mi scrive per ingegnere civile ambientale se ci sono opportunità e i settori. Chiaramente, allora, nell'ingegneria civile ambientale abbiamo anche diversi ingegneri, diversi consulenti che lavorano con noi. Ci sono ingegneri civili che lavorano in ambito, ad esempio, ferroviario. È chiaro che bisogna capire poi, magari anche in fase di colloquio, capire l'interesse principale, quindi anche il settore di preferenza. Ma abbiamo comunque ingegneri civili che per lo più lavorano in questo momento in ambito ferroviario. Non è richiesta esperienza professionale specifica, ma siamo assolutamente disposti a far crescere la persona, e accompagnare la persona, nel percorso lavorativo. Noi ci teniamo tantissimo a questo.
Come dicevo prima, l'importanza per noi della motivazione era proprio questo che volevo dire. Si può avere una base universitaria, comunque accademica, e è chiaro che poi sul campo il lavoro cambia, ma se abbiamo sempre pensato che se c'è veramente tanta voglia di fare, grande motivazione, tanta motivazione di volerlo fare, si può veramente fare tutto, quindi chiaro, partendo dagli studi e avere una forte motivazione permette sicuramente alla persona di dare il meglio. Quindi ci teniamo che le persone siano stimolate e motivate ogni giorno nel fare l'attività che vogliono fare con la voglia di volerla fare, anche perché solo così possono crescere le persone facendo quello che piace fare. E sicuramente accompagnarli nella crescita professionale. Avevo già risposto a Licia Perri, rispondo, che mi chiede se dopo la selezione e poi di conseguenza l'assunzione si sono previsti corsi di formazione. Avevo già anche risposto che insomma forse non è entrata dopo. Assolutamente sì, ci sono dei corsi di formazione all'interno della nostra realtà. Si inizia, se c'è chiaramente il bisogno, sicuramente siete affiancati a dei tutor con diversi anni di esperienza con dei corsi di formazione. Quindi sì, sono previsti i corsi di formazione, per chi non avesse ascoltato prima. Vediamo se mi è sfuggita qualche domanda, nel frattempo comunque, visto che ci sono ancora 25 minuti di tempo. Se avete altre domande, sono qui.
Leggo una domanda: esistono limiti di età? Per esempio, ho anche un voto minimo di laurea per un'eventuale selezione. No, assolutamente, non ci sono limiti di età o piuttosto un voto minimo di laurea. Non è una cosa a cui diamo particolarmente, facciamo particolarmente caso, ecco. Non ci sono assolutamente limiti di età per mettersi in gioco e, diciamo, iniziare delle nuove sfide. E anche per quanto riguarda il voto minimo di laurea. Riconfermo, rispondo anche a una domanda simile: quanta importanza diamo al voto di laurea? Francamente non diamo, cioè non è un criterio per selezionare, chiamare, piuttosto che prendere in considerazione la persona, no. Fa tanto anche l'esperienza, fa tanto anche come la persona si presenta e la voglia che ha di imparare e di voler fare. Sì, i consigli di formazione sono, diciamo, diamo delle certificazioni riconosciute, assolutamente sì, anche al di fuori dell'azienda. Allora, rispondo a un collega, Riccardo Galasso, che mi chiede di che tipo di impiego si tratta. Noi abbiamo diversi progetti in partenza, ho mostrato prima alcuni delle posizioni, insomma, di ingegneri che stiamo ricercando, ma erano veramente soltanto alcuni, ma di progetti, di attività ce ne sono veramente di tantissime, di svariate. Avevo già risposto a questa domanda in parte, partiamo sempre comunque da un primo step per capire poi se tutte queste informazioni, oltre anche all'ambizione della persona, sono in linea poi con questi progetti in partenza e poi di conseguenza presentare il tipo di attività. Noi non facciamo mai una selezione in base al tipo di posizione aperta da noi, ma ci teniamo a conoscere la persona al di là. Poi, rispetto al profilo, rispetto anche all'ambizione della persona, presentare l'attività più idonea, più in linea con le ambizioni della persona. Sarebbe inutile presentare un'attività anche so che potrebbe non suscitare interesse. Quindi ci teniamo prima a partire da un primo step e successivamente presentare l'opportunità. Lo stage è assolutamente retribuito. I nostri stage sono sempre retribuiti. Quali aspetti del CV vengono, diciamo, a cui prestiamo attenzione maggiormente dal selezionatore? Gli aspetti sono sicuramente il tipo di laurea, anche per capire se è più affine alle nostre esigenze, e il tipo di laurea, piuttosto che anche il tipo di tesi che è stata preparata, ma è un aspetto che poi tocchiamo anche a voce quello, le competenze più tecniche, ovvero le competenze in termini di hard skills, quindi i software, i programmi. In generale, che la persona conosce, se parliamo di ingegneri, è chiaro che sono stati toccati dei tools più tecnici dell'università, e quindi capire anche rispetto poi alla laurea quali tools sono riconosciuti un po' di più, piuttosto che se sono state fatte delle esperienze extracurriculari, quindi uno stage curriculare piuttosto che un'esperienza all'estero, valutiamo anche quello.
Non c'è uno standard, nel senso non abbiamo il CV per vedere con quanto una persona si è laureata e quanti anni ha. No, guardiamo il contenuto, però dopo aver visto il contenuto teniamo sempre poi a parlare con la persona. Le certificazioni che vengono rilasciate sono le diverse, poi è chiaro che dipende dal tipo di progetto che si sta seguendo, non è una domanda a cui posso rispondere in questo momento, perché dipende poi dal tipo di attività di progetto e dal corso che viene fatto. Assolutamente sì, rispondo a Galasso che mi chiede se è laureato in biotecnologie mediche e se può interessare la sua figura. Assolutamente sì, può interessare, quindi può, visto che sta seguendo la magistrale, quasi al termine degli studi, può inviare il CV. Oppure rinviarlo anche adesso, comunque possiamo rimanere sempre in contatto anche tramite LinkedIn, c'è una pagina che potete seguire e contattarci anche lì, in particolare io ho la pagina LinkedIn sia aziendale come Caterina Pucci e sia privata, chiaramente la preferenza è che mi scriviate sulla pagina aziendale. Così, se per chi è iscritto alla magistrale, quindi vuole aspettare un po' prima di inviare il CV, può comunque contattarci o contattarmi, visto che comunque avete conosciuto me oggi, anche su LinkedIn, o successivamente mandare il CV, specificando dove ci siamo conosciuti e inviando magari più in là il CV. Chi preferisce farlo? Chi preferisce farlo? Bene, quanto è influente la conoscenza della lingua inglese? È chiaro che ormai la lingua, diciamo, le competenze linguistiche sono molto importanti, soprattutto la conoscenza dell'inglese, quindi nei resi dovresti dirvi che non è importante per noi, è importante che si sappia quantomeno, non dico in modo eccellente, ma una base di lingua inglese.
Bene, vedo che molti si sono scollegati, vedo pochi partecipanti in questo momento. Vi ringrazio ancora per aver partecipato a questo carrello online. Ripeto comunque, pochi partecipanti sono rimasti ad inviare il CP. Ricordando dove comunque ci avete conosciuti, quindi ricordando che ci avete conosciuto a questo Career Day della Sicilia, e sarete poi ricontattati per fissare un primo colloquio e approfondire la conoscenza reciproca. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione. Arrivederci.